Ten mani wajju në kapash, a të gë forta bash. Para strishe ga, se na werë ka bash. I bambini non sono spot, non sono spot elettorali, i bambini sono le radici di questa città. Essere bambini significa avere la speranza che il presente mi dà la possibilità di rimuovere quegli ostacoli che la Costituzione cita. Avere degli adulti a fianco, dai genitori agli insegnanti e anche ad un presidente e agli educatori della Fondazione Famiglia di Maria, che è sul quartiere di San Giovanni a Teduccio, che credono nei bambini. È stato realizzato per iniziativa dei minori del centro diurno polifunzionale Fondazione Famiglia di Maria di Barra, il cortometraggio sulla legalità e contro il bullismo, ambientato in un quartiere della periferia est di Napoli, dove i ragazzi sono partiti dall'osservazione della realtà circostante per proporre scenari alternativi più potenti, come la solidarietà e l'amicizia. Concepito nell'ambito delle attività progettuali promosse dall'assessorato al welfare, oggi è stato proiettato a Palazzo San Giacomo alla loro presenza. Quanto siamo diventati noi adulti? Forse un po' di più, perché attraverso loro possiamo credere che il nostro impegno, tutto sommato, è sicuramente qualcosa che può lasciare delle tracce di positività. I ragazzi della nostra città stanno lavorando tanto per darci la possibilità di guardare Napoli in modo diverso. Lo possono fare chiaramente perché hanno associazioni, enti e istituzioni dalla loro parte. Quindi è un posizionamento chiaro, forte, che vuole dare forza e determinazione a quanto i ragazzi adesso sentono di poter fare sempre di più, e cioè operare un cambiamento nella propria città, sviluppare quel senso di appartenenza e di legalità che ci darà la possibilità di stargli accanto, di ascoltarli e di favorire proprio la creazione, no? Il cambiamento di quella città in cui loro sperano e a cui hanno assolutamente diritto. La storia di Alessandro potrebbe essere la storia di tutti noi, ma fortunatamente grazie al centro diurno polifunzionale e ai suoi educatori abbiamo capito che questi atti si possono combattere con la solidarietà.